di venire? Come mai ha deciso di venire improvvisamente? Dopo magari. Siamo alla Red Direzione del Bunga Bunga. Saluti e incontro, sono testimonianze in corso. Non rilasciamo dichiarazioni. Ti senti un po', sembra un po' imbarazzata per questa... No, assolutamente no, imbarazzata proprio no. Per te? Perché no? Non mi vergogno di niente. Però i particolari che emergono, insomma. Permesso. Non importa. Abbiamo c'è la mostra anche di burlesque. Solo come mai ho già deciso di venire qui? Visto non l'avevamo mai vista. Di qua? Qua, qua. Dov'è la macchinetta? Dov'è la macchinetta? Qua. Non rilascia interviste, ragazzi. Hanno... un commento, insomma, non è che hanno. Non è che è stata carina, tenera. Se la vi, no? Se la vi. Se la vi. Ma lei considera sue amiche Maristel Polanco, Barbara Fagioli? Le sente ancora? Le sente ancora le altre ragazze? L'unica cosa che posso dire è che riguardo il processo parlerò quando sarà il momento. Le mie dichiarazioni le farò durante il processo. Tutto qua. Nicola, c'è stata un po' di vergogna, di imbarazzo? Assolutamente no, nessuna vergogna, nessun imbarazzo. Hai pensato di lasciare la politica, di dimetterti? No, neanche. Senti, ma nella telefonata dove si sente che tu spieghi alla tua amica cosa fai, io faccio quel che faccio, cos'è che facevi? Ti ripeto, quello che riguarda il processo lo dirò al momento opportuno. Quello che te dici al telefono su Berlusconi non è molto carino, nemmeno quello. Non pensi ancora? Dici culo flaccido. No, no, no.